Qualche giorno fa i cittadini milanesi hanno trovato una piacevole sorpresa ad attenderli in quattro piazze. Altrettante installazioni sono state allestite nelle prime ore della giornata. Le statue, tutte in tema con il magico universo di Harry Potter e la sua celebre saga, non sono altro che il preludio alla mostra itinerante che stazionerà a Milano dal 12 maggio al 9 settembre 2018. Le installazioni in Piazza Argentina si trova l'elfo Dobby, servitore domestico di una famiglia di maghi. Invece Piazza Cadorna fa bella mostra di sé la Ford Anglia, l'auto volante di Arthur Leali, padre di Ron, il più caro amico di Harry. In Piazza Missouri c'è il cappello parlante che indirizza ogni studente verso la casa a cui appartiene in base alle caratteristiche e alle doti del mago. Infine alla fermata di Moscova è apparsa la prima scopa volante con cui Harry ha giocato a Quidditch, una scattante Nimbus 2000. La mostra o l'apertura della mostra, attesissima dai fan, mancano solo pochi giorni. Prima di giungere nel capoluogo lombardo ha stazionato a Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, Singapore, Tokyo, Parigi, Shanghai, Bruxelles e Madrid. L'allestimento vanta 1600 metri quadri di esposizione, dove fan e curiosi troveranno oggetti provenienti dal set e costumi di scena. Ci saranno anche personaggi come l'elfo Dobby e altri creati delle esperte mani di abili artigiani, ricostruzioni delle location più amate. Per gli sportivi a disposizione persino uno spazio dove provare il Quidditch e molto altro. Dove andare? La mostra verrà allestita in via Giulio Cesare Procalcini 4, a Milano, negli spazi della fabbrica del vapore. Sarà aperta al pubblico il lunedì dalle 15 alle 22, dal martedì al giovedì dalle 10 alle 22 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 23. Il costo del biglietto sarà di 17 euro per gli adulti e 15 euro il ridotto per i bambini, gratuito l'ingresso sotto i 3 anni.